Il circuito austriaco del Red Bull Ring ospita anche il quarto dei sei appuntamenti della Formula Renault 2000 Italia. Dalla serie della Fast Lane Promotion, dopo il terzo round di Misano andato in scena a fine luglio, vede davanti a tutti il comasco Kevin Gilardoni, portacolori della GSK Grand Prix. E il weekend per Gilardoni inizia in discesa, dato che mette tutti dietro in entrambi i turni di livere della mattina, per poi sferrare la zampata decisiva in occasione delle prove ufficiali in cui ha preceduto il suo compagno di squadra Orsini, primo per buona parte della sessione. Sì, è stata una grande qualifica. Abbiamo lottato tanto con il mio compagno di squadra anche dalle libere. Sapevo di avere 2-3 decimini in tasca. Non ho usato tanto i primi giri perché la pista pensavo andasse a asciugare di più. Ho detto è meglio non sbagliare all'inizio. Ma comunque partire un po' domani, dove non si sa, ripeto sempre, pioggia o asciutto, non mi cambia. L'importante è partire con la mentalità vincente che ho da sempre. Domani ci saranno due gare da 25 minuti, vedremo come sarà il meteo. Abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra, che ringrazio la mia famiglia e i miei sponsor che mi stanno aiutando, e vediamo di andare avanti con questo passo che c'è la voglia di fare, diciamo. A partire dalla seconda fila, i due alfieri della Green Goblin by Facondini Racing, Francesco Bracotti, costante per tutta la durata delle qualifiche, ed il pilota russo Ivan Tarano. A portarsi davanti a tutti al via è il poleman Gilardoni, alle sue spalle si accodano nell'ordine Orsini e Abulin. Ma la seconda tornata è già safety car, per consentire di togliere da una posizione pericolosa la vettura del russo Ivan Tarano. Due giri di neutralizzazione e si ricomincia, con Gilardoni che prende un buon margine di vantaggio sul proprio compagno di squadra. È lotta accesa invece per il quinto posto tra Matteo Pollini, Daro Capitanio, Lorenzo Paggi e lo stesso Bracotti, autore di una consistente rimonta dal fondo. Il pilota piemontese riesce a far fuori uno dopo l'altro tutti i suoi diretti avversari, portandosi al settimo passaggio a soli 3 secondi da Giacomo Pollini, quarto. Un distacco che al giro successivo però aumenta nuovamente, tanto che questa volta è Capitanio a portarsi nella scia di Bracotti, senza tuttavia riuscire a superarlo. È stata una grande gara, una situazione, diciamo, non delle più facili perché la pista era intermedia. Ho fatto una grande partenza. Avevo già del margine che mi ha ridotto purtroppo la safety car, però in ripartenza, quando è uscita la safety car, ho fatto un gran restart. Alla fine ho cercato di amministrare basta senza cercare il giro veloce per mantenere le gomme per gara 2 in previsione di una possibile pioggia. Con le prime 6 posizioni di gara 1 invertite, ad avviarsi dalla pole di gara 2 è Capitanio, ma al verde del semaforo lo spunto migliore è quello di Bracotti. Nel corso del giro iniziale Capitanio si riporta al comando, dietro di lui Abulin, Bracotti invece scivola terzo. All'inizio della terza tornata transita in testa Abulin, con Bracotti e Gilardoni subito dietro, Capitanio è solamente quarto. Gilardoni supera quindi Bracotti e si porta secondo, Capitanio recupera una posizione ed è terzo. Al sesto giro Gilardoni è il nuovo leader, mentre rientra ai box il russo Tarano. Per il comasco il successo è ormai assicurato, mentre Abulin e Bracotti si confermano rispettivamente secondo e terzo. È stata una grande gara. Purtroppo nel giro di ricognizione, nel giro di schieramento, neanche di ricognizione, il mio compagno di squadra continuava a zizzagare tanto nel scaldare le gomme, Pollini. Io dovevo fare veloce il primo giro per passare in pit lane, volevo 2 giri per scaldarmi le gomme. Mi ha centrato veramente forte alla curva 4. Siamo rientrati, la squadra ha fatto un ottimo lavoro, nuovamente testimonianza delle sue ottime doti. È stata una gara combattuta. La prossima tappa della Formula Renault 2000 Italia è in programma sul circuito laziale di Vallelunga fra 3 settimane, il 22 e 23 settembre.